Hey, I love your car. What you do for a living? Practically nothing. It has been raining all night. Let's see how it goes. No, che shock. Sono venuto a fare benzina e al distributore che cosa c'è? No, non ci posso credere. Ieri ha piovuto l'impossibile. E un uccello non sapeva dove andare a fare i suoi bisogni, come ho visto. Vediamo la surprise. I love my watch. Sono qui per cambiare le gomme. Vediamo se le hanno. Ovviamente io le prendo usate per l'estate. Capito? Vediamo se c'è qualche cosa. Eccole qua, sono delle Michelin Radial, sono delle 65 anziché 75, quindi sono un po' più piccole, però sono meno rumorose e quindi fanno la loro parte. E queste qua, ottime, Collins, Winter Extreme, davvero ottime gomme. E le cambio perché voglio tenerle queste qua per il prossimo inverno. E non vorrei quindi che si strappassero. Siccome ho comprato dei piccoli clip su AliExpress per inserire il filo, no? Perché si vedeva molto male con lo scotch, capito? Si vedeva molto male, si vede molto male. Allora ho comprato questi clip adesivi da mettere. Probabilmente vediamo quanto attaccheranno, però adesso devo togliere tutta questo scotch che c'era, che avevo messo in precedenza. Fanculo, non viene più via. Devo prendere quel liquido che toglie gli sticker. That's it. Sticker remover. Adesso vediamo di togliere tutti questi, no? I rimasugli e via. Mi sembra ottimo. Ecco, questa qui era la mia marmitta. Era in situazioni ma tragiche. Ma pensavo che non fosse bucata. Invece è proprio fuck it. Ma totalmente nella distruzione più totale. Capito? Comunque è andata. Il meccanico mi ha lasciato qua nel suo garage. Ecco, questi li ho dovuti rimettere perché altrimenti c'è un consumo maggiore di benzina. Minimo, ma maggiore. E quindi li ho dovuti rimettere gli hub, così che li posso inserire esclusivamente quando ne ho bisogno, perché diversamente appunto rimanevano collegati sempre, cioè anche se fai tragitti dove no, lo sterrato non è appunto di, no, you know what I mean, e quindi li ho dovuti rimettere. Mi dispiace aver dovuto tagliare quella parte lì della calotta, no? Della plastica, ma altrimenti avrei dovuto rimuovere questa e non si vedeva troppo bene come l'avevo fatta in precedenza. Invece così rimane coperto parziale e fa la sua parte. Un'altra cosa appunto sono stati i fanali. Questi non li voglio cambiare, mi piacciono questi qua originali. Al limite quello che cambierò sarà la lampadina,
e metterne una più forte, perché gli altri, quelli con il LED, belli, ma non per questa auto. Preferisco mantenere questi qua, appunto, originali. Un'altra cosa, visione della marmitta. Con questa 10 anni e non ha problema, capito? Con questa qua adesso 10 anni e non ha problema, puoi fare gli off-road, non ha problema, non si arrugginisce e rimane nice and beautiful. La prossima sarà appunto quella dell'extra balestre e gli ammortizzatori. Ho visto altri utenti che caricano qua il parafango, che è molto più pesante di questo, con appunto la ruota appoggiata. Tra questo, il portapacchi e altre menate che gli mettono, che cosa succede? Che causano un maggiore peso su questi ammortizzatori già di scarsa qualità, capito? E quindi gli ammortizzatori cadono, scendono, si smosciano, e questo è quanto.
cosa freni? Imbecille. Proprio imbecilli proprio. Thank you.